Se Salvini e la Lega può essere un problema per la stabilità democratica, guardi, questa è una domanda impegnativa. Allora, io ritengo che la Lega sia una forza politica pienamente legittimata a partecipare al gioco democratico. E io stesso ho accettato di essere Presidente del Consiglio, supportato anche dalla Lega. Quello che mi ha meravigliato, ma l'ho dichiarato ampiamente, non ci ritorno, è il modo in particolare di Salvini di perché la Lega ha tante anime, tante componenti. Quindi è il modo con cui Salvini interpreta la sua leadership. È una leadership che non si è peritato di operare slabbrature istituzionali e veri e propri strappi. Ecco, questa modalità di interpretare il suo ruolo di leadership, questa sì la ritengo insidiosa. La Lega in sé no, è una forza politica. Ci sono tanti esponenti della Lega con cui abbiamo lavorato, che hanno anche la mia stima. Però questa modalità di interpretare la leadership, come se si fosse sciolti da vincoli, come per il semplice fatto di andare in una piazza e di essere acclamato e pensare di essere investito, di poter rivendicare dei pieni poteri, di poter, come dire, saltare le regole, di non rispettare le istituzioni, di non, come dire, assecondare più quelli che sono le regole. Perché guardate, le regole. Perché io parlo di cultura delle regole? Le regole è chiaro che da un certo punto di vista sembrano imbrigliare le nostre iniziative, no? La nostra libertà di azione, ma sono a garanzia di tutti, a garanzia del fatto che il mio spettro di azione non vada a danno di altri.